Siamo in collegamento con Gianni Lepre, economista. Grazie per essere collegato con noi, ben trovato. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Allora, la legge di bilancio del governo Meloni rende più sostanzioso l'assegno unico. Spieghiamolo ai nostri telespettatori, se sì, in che termini? Sì, è vero, la legge di bilancio del governo Meloni rende molto più sostanzioso l'assegno unico. Infatti per il 2023 è previsto praticamente una maggiorazione del 50% per i figli nel primo anno di vita, una maggiorazione ancora del 50% per i figli dall'1 a 3 anni per le famiglie numerose, è un importo di 100 euro che passa addirittura a 200 euro in determinati casi, è rapportato ovviamente all'ISEE. Tra le altre cose è previsto un bonus di 100 euro al mese per 3 anni, per i primi 3 anni di vita dei bambini in parto gemellare. Quindi è tutta una questione per quanto riguarda l'assegno unico positivo. Tra le altre cose, è quello che diremo adesso, riguarda un po' tutti. In effetti ci sarà l'aumento Istat che è intorno al 10%. È fondamentale l'aumento Istat perché gli stipendi, i salari hanno ridotto la loro possibilità, il loro potere d'acquisto con questa inflazione che si attesta intorno all'11% addirittura. Siamo quasi al 12% per la verità, quindi è fondamentale, come fondamentale sarà l'abbassamento del cuneo fiscale, cioè le tasse che pagano lavoratori dipendenti e pensionati, anche se dobbiamo dire complessivamente tutte queste l'abbassamento del cuneo fiscale e certe rivalutazioni comunque non vanno a coprire integralmente quella che è la svalutazione. Presidente Lepre, c'è anche la possibilità di una rateizzazione per i mancati bolli autopagati? Sì, parliamo, a parte che noi abbiamo già detto la settimana scorsa che le cartelle emesse fino al 2015 per un massimo di 1000 euro verranno cancellate automaticamente, invece per quanto riguarda i bolli auto riguardanti i periodi non pagati dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2022 verranno attraverso ovviamente una domanda che il contribuente dovrà fare, verranno praticamente pagati in 5 anni, addirittura si possono pagare, ma non soltanto, verranno esclusi sanzioni ed interessi. C'è anche una buona notizia per le persone, per i piccoli imprenditori, per i piccoli commercianti, il pagamento digitale dai 60 euro in poi. Beh, dobbiamo dire che i giornalisti di stamattina smentiscono un po' questa notizia, nel senso che la Meloni è disposta a ritrattare e quindi abbassare questo limite, passarlo magari a 30-40 euro anziché 60, visto che molti si stanno ribellando, anche se noi continuiamo a dire che non è questo il modo di fare la lotta all'evasione fiscale. La lotta all'evasione fiscale va combattuta seriamente e bisogna ricercare soprattutto i grandi evasori fiscali. Fortemente contestato anche il provvedimento del governo Meloni che vorrebbe l'aumento della contante, l'utilizzo del contante fino a 5.000 euro. Si ritiene che questo possa in qualche modo favorire anche la malavita? Beh, ma questo non è allora, a parte tutto, noi tutto quello che riguarda la malavita, naturalmente, come tutti quanti, lo condanniamo, quindi nel modo più assoluto. Quindi in quel caso il governo ha comunque la possibilità di incidere e di andare a verificare tutto il denaro che è proveniente dalla malavita, e quindi su questo non c'è dubbio. Però poi abbiamo anche tanti risparmiatori che hanno soldi conservati e che quindi hanno la possibilità, attraverso l'aumento del tetto del contante, di spendere soldi. Noi riteniamo che questa
aumento del contante non faccia aumentare l'evasione fiscale, ma contribuisca invece positivamente all'economia del paese ed anche alle casse dello Stato. Per crescere le imprese hanno bisogno di innovazione, di nuovi macchinari. Il credito d'imposta per questi acquisti cesserà però alla fine di quest'anno? Dobbiamo dire che questa purtroppo non è una buona notizia. Ad oggi non ci sono, come devo dire, non sento notizie riguardanti la proroga del credito d'imposta. Quindi chi ha, diciamo, voglia di innovare, di comprare macchinari, impianti nuovi, attenzione, lo può fare entro il 31 dicembre, quindi con la consegna entro il 31 dicembre si può usufruire ancora del credito d'imposta mezzogiorno che è del 45%. In più Allora, poi c'è il credito d'imposta nazionale che è del 6% o se è praticamente un macchinario, un impianto 4.0, ad oggi è il 40%, a gennaio diventerà del 20%. certo, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e nei prossimi collegamenti proveremo anche a tracciare un bilancio di questo 2022 che ormai, insomma, ci sta lasciando. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, alla prossima.